E allora ragazzi, eccoci qua. Bolognese pronta in azione. Qui abbiamo il grande Rocco dopo mesi e mesi. Buongiorno. Dopo mesi e mesi che non facevamo sta pesca, dovevamo ricaricare un attimino le pile. Splendida mattinata di novembre. E vediamo se ci sono pure i pesci, così facciamo l'unplane. Dimenticavo ragazzi un dettaglio particolare, guardate l'esca di oggi. Mega pastone. Fatto in casa, pronto, ricetta tradizionale. Stiamo usando tutte e due questa. Già si vede qualche occhiata che salta lì in superficie, dovuta alla pasturazione. Ora vediamo. Primo cefaletto, Rocco apre le danze. Questo era ottimo per l'innesco. Sì. Già dalla mangiata Rocco aveva dichiarato il pesce. Eccolo qua. E che bellino. Come? Sì, con questa sì. Perché è un pochettino, diciamo che non è light, ecco. Però allo stesso tempo ha una discreta sensibilità. Occhio, occhio, Rocco, che tempo da mezzo mondo, eh? L'altro cefalottino, ragazzi. No, tranquillo, tranquillo, tranquillo. Tranquillo, tranquillo. Mi hai chiesto per innescare, è perfetto, Rocco. Guarda che bello. Sta attento a non. Ah, questo è gaggiadoro. Siamo pieni, i muggini sono di sotto ormai. Io ancora non ho preso manco uno. Ragazzi, oggi un Rocco scatenato 3-0. Io ancora non ho preso niente. Li sta massacrando. Tutti i cefalotti di media taglia e belle occhiate anche a galla, ragazzi. Speriamo che più in là, magari con la giornata, mangiano un po' più a fondo. Ragazzi, Rocco si alza. Quando Rocco si alza vuol dire che la situazione è seria. Vediamo, vediamo questo sottomarino. Dai, dai. Tiralo fuori, tiralo su. Questo non è piccolo. Questo non è piccolo. Ragazzi, questo è un bel muggine. Questo è un bel. Ve lo avevo detto io che quando si alza vuol dire che la situazione è seria. Guardate, guardate, guardate. Questo è un bel mugginozzo, ragazzi. Teniamo il filo in tiro. Scusate se non inquadro sempre, ma c'ho il galleggiante che è impazzito. Solo che da me non vengono, ragazzi. Hanno fiutato sempre il migliore. E quindi no, la concorrenza non va perché c'è sempre. Hanno trovato il buffet, quello là migliore. Col pesce fresco. Mamma mia, mostro, mostro. Questo è grande, eh? No, cefalo, eh. È cefalo, ma è grosso. Mi sa di sì. Ma tanto è lunga ancora qua la cosa. Porca miseria, grosso, grosso questo. Rocco, sto posto. L'hai visto? Rocco! Lo so, ci vuole la frizione. Tranquillo, tranquillo, ma vedo io. Lo so. È qua sotto ormai, dai. Mamma mia. Oh mamma, bello, bel muggine. Guarda, guarda. Faccio io? Ma non. Comunque sembra, ma non è. Non è proprio. E di quelli là, come si chiamano? La Bruni. La brutta faccio qui. Ah, finalmente. La brutta faccio qui. Avanti. Ho recuperato un po' con la taglia, lo stacco, ragazzi, di ben tre pesci. Ancora l'amico nostro ha qualcosa da dire. Guarda che piega, eh? Bella questa canna. No, ma guarda, colorato ha fatto proprio la prova del fuoco. Cosa è un 12 messo? 12, 12. 12, 12 e mezzo per 12 e mezzo. essere esatti. Doppio terminale da 12 e mezzo. Ma con un'altra canna romperebbe perché questa Sì, c'ha ma quando? quell'azione che. C'è scritto anche qua, vedi, 0, addirittura 0,8, ma 08, sì. non me la fido con 0,8. Vabbè, te lo conviene, te lo Allora, vediamo un po', dai, perché no, non ti voglio far perdere assa tempo.
Voglio che peschi. Aspetta. È pesantino. Sì, ci sei tu però. Aspetta. Questo è il problema. Aspetta un attimino, eh. No, non voglio che stardo con 4 ore, capisci? Ok, Rocco, dai. Ci siamo, dai. Te lo avvicino io. Ok. Sì, spigola 5 kg, un cavolo. Ok, bello, bello. Non è... Gaggiadoro, non è... Non so come si chiama in italiano il labrone. Bello, Rocco, guarda. Avevi ragione tu, ah. Bello, bello. Ma questo che peso può avere sul mezzo chilo? Bellino. Come? Avevi ragione sulla taglia. Bello. Mamma che mostro. Va, guarda chi c'è qua. Forse c'è di più di 400. Mezzo chilo, buono. Bello, bellissimo, ragazzi. Questo è il re di questa pesca. Il muginone. Bello, bello. Poi vedi, sono pesci in perfetta salute. Se l'acqua fosse troppo inquinata, come dicono, non sarebbero così. E insomma. Ragazzi, un bel cefalotto per Rocco, preso per la coda. Addirittura. Vuoi retino, Rocco? Ancora da me ha finito. Oddio, non è piccolissimo. Ah? Abbonato d'Italia, sì. Una volta di notte ne abbiamo preso uno grande. Aveva sti eggi della Molix e aveva continui inseguimenti da parte dei calamari. E poi alla fine uno l'ha preso. Ovviamente te parlo del 2015, mi pare. Quindi molto tempo fa. No, non è piccolissimo, però non è neanche grande. Ma poi mi piace che inchiodano verso il basso e non riesco neanche a tirarli fuori. No, non è grande. Siamo nella media con quelli che... Guarda quanti ce n'è dietro, Rocco, guarda, li vedi? Niente, ora se ne sono andati. Guarda, li vedi? Non so come mai lo seguono, non lo capisco, boh. Aspetta. No, oh, piccolino, lo potevo pure alzare di peso volendo. Ok. Vabbè. E voilà. A posto. Ok, certo è che se avevamo un amico, cioè scusa l'italiano, se avessimo avuto, occhio che te mangia la bestia, se avessimo avuto un amico con necessità di avere cefale per il serra, oggi era proprio l'unplane. Eccolo qua, forse si è pure slamato, sì. Cioè questi per l'innesco sono spettacolari, forse anche un po' grande, vero o no? Come questo per l'innesco? Perfetto? Purba una leccia volendo. Ragazzi, questo è un altro pesce. Questo è un altro pesce di Rocco, ma io questa volta mi permetto di dire che è anche un pesce mio, perché lui era nel mondo dei sogni. Il galleggiante era totalmente per cazzi suoi. Lui nelle nuvole. E gli ho detto Rocco. Ah! Tacchete! Eccolo qua che arriva. Un altro bel mugilotto, vedi che non è così piccolo come pensi tu, è vero che non è grande. Guarda il carangide dietro, Grande Rocco! C'era un carangidino che era la metà del mugine, che lo seguiva. C'è. No, non è grosso. Ecco, cefalotto. Oggi solo cefalo oggi. Andata. Ok. Ah, questo canto è sta qualità che hanno sta macchia. E hanno sta macchia gialla a ta faccia. Questi sono i meglio che ci sono. Sì, però è pure in base a un stanno.
Vabbè, c'è. No, allora qua non è una zona interna interna. Quindi se lei vede vita corrente, non è stagnata, poi non c'è nafta a galla. Poi una cosa, quando l'acqua è inquinata, il pesce muore. O comunque è in cattiva salute. Cani, noi abbiamo pigliato pesci che sono perfetti. Sì. Ora ci faccio vedere che sto qua, ma è solo un esempio. Ma magari sono più rassitto puro perché fa dicono che bene. Certo, chi sto qua è un pesce in perfetta salute, non è che. Sì, certo. Ma da seccare sti squame. No, in genere no. Quando sono malati hanno i macchi, hanno i cose. Questo è preciso. Sì, sì. Per cui. Perché ride? Ragazzi, Rocco ride perché avevo il galleggiante lontano e gli ho dato una gran ferrata. Manco se avessi preso un GT, un Giant Trevally nella zona dei Caraibi. Sono a maniche corte, ma qua l'amico Rocco. L'amico Rocco, capito? Quando mi vede ferrare già impazzisce. Ragazzi, anche per ferrare ci vuole stile. Guarda che bellissimo gaggiadoro, taglia da innesco, ragazzi. Non è un sottomarino, ma è un bel pesce. Dai, che bellino. Dai, fermo, che ti inquadro. Niente, ragazzi, è troppo irrequieto, non ve lo posso far vedere meglio di così. Ok. È solo un po' arrabbiato, ma non è grosso. Ah, un solito muginotto. Sì, un solito muginotto. Ma niente, oggi a parte... No, perché se arrivano le salpotte, quelle piccole, poi non prendi altro. Ok. Muginotto piccolino. Ah, va. Guardate, una cheppia c'è. La cheppia, quella là, quella col pallino nero. L'ha seguito. Sì, ha seguito. Di questo periodo si trovano. Sono rari, io le ributto. Ok. Non è malaccio, dai. Hanno tutti sta taglia più o meno. Una volta li faceva più grossi, ora oggi. Forse è la giornata che... Ecco, questa qua è la taglia di oggi più o meno. Non è malaccio. Mica, questo era ferrato perfettamente proprio. Se ne poteva andare mai. Bello pure questo. Che poi vedo tutti dicono l'acqua inquinata, guarda qua, questo è un pesce in perfetta salute, guarda. Certo. Stai vedendo, vedi che non c'è macchie nere, è perfetto. È un gaggiadoro, anche se... E meno male che esistono sti pesci, sennò ragazzi con cosa ci divertiremmo noi? Poi alla fine li rilasciamo tutti, li sto mettendo in nassa. Come vedete già qualcosina c'è. Vedete, si vede o non si vede? E poi li rilasciamo. Anche questo ragazzo. Ehi, attenzione! Ha fatto. No, niente. Questo si può alzare. Guardate che bella piega, ragazzi. Si può alzare anche di peso. Oggi solo muggini, ragazzi. Solo muggini. Solo muggini oggi. Però divertenti. Poi con lo 012. Guarda il carangite. Guarda il carangite dietro, Rocco. L'hai visto? Guarda, lo vedi? Va, lo vedi? Più piccolo di lui, eh. Questo stazione spiega perché funzionano i long jerk, Rocco. Perché fanno così in acqua, tipo in difficoltà, no? Ok. Hai visto? Perché sto mangiando i long jerk? Perché simulano sta situazione qua. Dove il pesce ferito, no? In difficoltà. Ah beh, certo, perché lo attaccano da dietro pure, eh? Maggior parte delle volte almeno. Mannaggia miseria. Oh. Ok. Questo è libero. E questo pure. In acqua. A posto. Comunque i numeri ci sono, eh? Tutte. Va, sono copie. Sono identici. Anzi, però sono tutte di sta taglia. No, vabbè, niente, era solo arrabbiato.
Senti latte di gonfa, ti 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 così. Allora, è un po' arrabbiato, ma non credo che sia grande. Solo che purtroppo è di quella taglia in mezzo in cui non si può sollevare, ecco. Ma non è grosso, vedi? Oddio, forse ancora si poteva sollevare. Sì, ora si sono ripresi. Sì, hanno ripreso l'attività. Forse sono le correnti che cambiano. Trovano chi dà giusto e mangiano meglio, non lo so onestamente, però devo dire che hanno ripreso bene. Tutti gaggiadoro, la maggior parte sono gaggiadoro. Ok, allora. Ah, questo ferrato addirittura nel labbro di sotto. Forse ecco perché dava quell'impressione di... Però la taglia è sempre quella, eh? Di questo su pesci in salute perfettamente. Guarda che sono belli. Sembrano i pesci cefalichi che pigli in spiaggia. Sembrano loro, perché non. Cioè, magari lo sono, vengono dalle spiagge, va. Eccolo qua. No, non è grossissimo. Wow! Bellissimo! Va. Non ci sale, oh, non ci sale. Va. Non ci sale. Oh, questo non è piccolo, eh? Questo sarà un bel esemplarotto, sarà, eh? Che hai appicciato? Ragazzi, lampuga in canna. Non stanca, vedi. E la frizione non è morbida, è bella dura. È che non sale, vedi, non sale. Non ne vuole sapere di sale. Ecco, ora sta salendo. Poi fatta che sgalla, poi è più semplice. Ok. E allora, vediamo un po'. Tanto da salire lo posso fare lo stesso. No. Ok, sì, che alla fine vedi il sudore lo fa uguale, perché è laterale, capito? Non è... Vabbè, poi secondo me con una resinatura lo sistemo. O quantomeno sistemare un parolone, o rendo di nuovo un menemamento delle zabbele. Poi quando si rompe del tutto, amen, dico. In ogni caso, eterno non poteva essere. Bello però questo, eh? Va, quanto un 43 di piede. Bello, bello veramente, bello, mamma mia, questo è grosso ragazzi, ferrato labbro di sopra, ok, oh bello, minza, questo qua già, guarda carocco, bello, perfetto, se sti pisci sono bellissimi veramente sono. Oggi solo c'è, vabbè, perché con sto pastone è così. Non è male. C'è falotto sul finire, ragazzi. Purtroppo si è alzato vento di maestrale forte. Vuoi il guadino, Rocco? Aspetta che arrivo. Arrivo subito. Andiamo ad aiutare Rocco col guadino. E allora... Stancalo con calma. Oh, non è piccito. Inzega. No, questo è bello, La fanno come i pazzi, i cefali. Ok.
figurati. Però vedo qua di non funziona, basta sistemarlo secondo me e lo recuperiamo. Bello questo, oh. Bello, bello è. Oh, minzega! È un bel esemplare, ah! Questo mi sa, lo può rilasciare direttamente, Rocco. Tanto ora... E allora, ragazzi, la bolognesata si è conclusa. Che grande Rocco è stanco, ormai, come vedete, dalle bandierine si è alzato parecchio vento. Quindi ci ritiriamo anche un po' prima del previsto, perché non ci fa neanche lanciare. Peschiamo con un grammo, quindi capite bene che non è possibile. Però vi faccio vedere, aspettate, metto la telecamera, il rilascio di tutto il carniere. Come vedete, ragazzi, niente male come pescata, ah, guardate. Bei mugini, non sono tanti, ma questo, la nassa ci permette di tenerli bene in vita, in modo tale che a fine pescata così li rilasciamo. Tanto di tempo per andare a Pesciserra con il trancio non ce n'è, per cui ecco, 1, 2, 3, a posto. E vanno tutti in acqua. Perfetto. E così allo stesso tempo ci garantiamo anche il divertimento futuro. Alla prossima. A posto.